Mina che è con noi, benvenuta, e anche Assunta ed Elena, di accomodarvi. Cedo subito la parola al direttore scientifico della manifestazione. Grazie, buonasera e benvenuti all'ultima serata di Libri in Piazza. Anche questa sera presenteremo due volumi. Il primo è di Assunta Scorpiniti, una giornalista calabrese del Quotidiano della Calabria, che scrive molte delle domeniche e ci allieta con i suoi articoli culturali, e che molti di questi articoli sono stati raccolti in questo bel volume, Sulle ombre della luna, storie di donne, no? Poi ci spiegherà meglio insieme a Antonio Piperi, che non vedo, se appena arriva la invito pure lei ad avvicinarsi sul palco. E poi qui avete Mina Guelli, che è autrice di un volume, di un libro, un'intervista sulla sua vicenda, moglie di Pier Giorgio Guelli, che nel 2006 chiese di poter spegnere la macchina che lo teneva in vita artificialmente. La vicenda la conoscete, qua c'è stato un convegno l'altra volta, su un convegno, dibattito, un consiglio comunale aperto voluto dall'amministrazione di Botticello sul testamento biologico e la liceità dell'eutanasia, che è un progetto di legge di iniziativa popolare che potete firmare al banchetto là dei referendum, dove insieme ai 12 referendum per i radicali, dei radicali, ma sono 12 referendum dei cittadini, quelli sulla giustizia giusta e quelli sui nuovi diritti civili, potete firmarli lì al banchetto. Io non vi tolgo altro tempo e vi ringrazio per quello che è stata tutte queste serate, ringrazio l'amministrazione comunale e ringrazio anche il Russo, l'azienda Russo Greziano e l'azienda Agostino, che hanno ospitato e hanno dato un contributo alla manifestazione, e ringrazio tutti quanti voi che avete partecipato in queste sere. Bruno, ti lascio la parola e buona serata. Buonasera a tutti, benvenuti all'ultima serata della manifestazione Libri in Piazza. Noi partiamo dal libro L'ultimo gesto d'amore. L'ultimo gesto d'amore è più che un libro, un'intervista realizzata da Mina Guelli con Pino Giannini. Pino Giannini, un giornalista molisano, si è incontrato con Mina Guelli e da lì è iniziata, diciamo, questa collaborazione che poi ha portato alla stesura del libro. Un libro che affronta una tematica molto particolare, una tematica importante che da sempre, diciamo, quando in Italia si inizia a parlare di eutanasia, legge sul testamento biologico, le coscienze si dividono. Basta pensare a tutte le reazioni politiche che ci sono state, a tutto il dibattito che si è creato attorno ai casi di Pier Giorgio Guelli o attorno al caso di Eluane Englaro, uno degli ultimi dei più eclatanti. Sostanzialmente questo libro racconta la storia di Pier Giorgio, ma è un libro che si legge tutto d'un fiato, è un libro che colpisce perché soprattutto racconta quella che è la storia d'amore, quella che è la sofferenza che Pier Giorgio ha provato, che ha condiviso con Mina. Ed è allo stesso tempo una storia che va oltre, perché c'è quella sofferenza quasi condivisa tra Mina e Pier Giorgio. Io inizierei proprio da qui, proprio dal dare la parola a Mina Guelli, è giusto per raccontare come è nata la collaborazione con Pino Giannini per la stesura del libro, e poi soprattutto nel raccontare come si affronta, diciamo, una vicenda, una malattia difficile, e dove si trova la forza ogni giorno per inventarsi una storia nuova, un'idea, un modo per rinascere, diciamo, soprattutto per non pensare a quelle che sono le conseguenze della malattia. Sì, molte grazie e buonasera a tutti, e grazie di essere qui, di ascoltarci. Come è nato questo libro? È nato un po' con la mia malavoglia, un po' perché mi sembrava una cosa, ero ancora quasi, non proprio dico all'inizio, avevo parlato già molto in pubblico e pensavo che era una cosa inutile scrivere, mettere in un libro certi pensieri. Poi alla fine mi sono convinta e Emma Bonino, con la sua prefazione, mi ha dato l'ultima spinta e mi ha fatto veramente molto contenta, perché io so, non sono una scrittrice, non sono brava a parlare,
non ho tante qualità che vorrei avere e non ho. Dall'altra parte sono una perfezionista e le cose che studiavo le studiavo veramente a fondo, e se devo scrivere qualche cosa allora cerco veramente di farlo il meglio possibile, e tante volte me lo faccio anche correggere da persone che mi conoscono bene e sanno che vorrei e come lo vorrei. Ecco, il libro veramente adesso lo amo, perché vedo che ha potuto anche fare molto di bene, perché è una storia di due persone, Pier Giorgio e me, come è nato il nostro amore, come è nato il nostro affetto e tutto quello che ne è derivato, i nostri pensieri, come ci siamo trovati. Noi eravamo veramente differenti, però ci siamo poi amalgamati in una cosa sola, la libertà di decidere per se stessi. Determinati temi abbiamo svolto nella nostra vita. Io ho dovuto veramente svolgerli fisicamente, interiormente, mentre per Giorgio questo ce l'aveva già in sé, perché lui era lui che stava male. E non mi voleva sposare, anche di questo racconto. E io poi ho insistito, anche perché vedevo la sua mamma, poi c'era una zia che era suora, una madre generale di certe monache, e non potevamo dare scandalo in una famiglia dove c'era una monaca che veniva a trovare Pier Giorgio. Lui comunque si firmava sempre, quando le scriveva, il tuo nipote ateo o miscredente, insomma tante volte il tuo miscredente nipote. E le mandava sempre il fax quando veniva la zia a trovarlo, gli portava qualche regalino e allora lui ringraziava sempre col fax. Ecco, andare insieme, trovarsi e poi appoggiarsi una all'altra, insomma non è sempre facile. Tanti giovani quando si conoscono trovano sì un grande amore, una grande passione, anche noi avevamo una grande passione veramente, però poi c'era anche il dispiacere, c'era la sofferenza che era giorno per giorno, perché la malattia continuava a chiedere di più, a fargli mancare un braccio, fargli mancare le gambe, fargli mancare alla fine la respirazione, quindi poi il ventilatore automatico, il buco nella gola, quindi la tracheostomia, e respirare non più autonomamente ma essere schiavo di una macchina. E io sentirmi colpevole in questa cosa, perché noi eravamo d'accordo che non volevamo né lui né io una vita artificiale. Ma quando una persona che ami ti chiede aiuto, che cosa fai? L'unico aiuto era chiamare l'ambulanza, e il resto ne deriva da questo. Poi alla fine, io adesso salto tanto perché altrimenti non serve nemmeno leggere il libro, giusto? Però in questo libro poi c'è anche non soltanto la storia personale nostra, ma quella che è poi diventata la nostra comune storia in una associazione. Perché sia lui che io ci eravamo iscritti nel 2002 nell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. La libertà di ricerca, in modo particolare sulla medicina, è una cosa importantissima per trovare delle cure per malattie inguaribili, per esempio la distrofia muscolare, per esempio la sclerosi laterale amiotrofica, che è secondo me veramente la malattia più orribile
che ho conosciuto, con la quale sono venuta in contatto fisicamente, personalmente, tramite amici che ne soffrono e ne hanno sofferto e se ne sono poi andati. È una malattia che non lascia scampo. Ecco, anche su questo poi scrivo. E la fine poi di tutto il discorso è quello dove Pino poi mi chiama: ma che cosa per te è l'etica? Che cosa per te è morale? Morale per me è una cosa personalissima. Morale è quello che io sposo, che è per il bene non solo mio, ma per il bene di tutti. Questa deve essere, e morale così deve essere l'etica veramente di tutti. E ognuno di noi deve avere questo atteggiamento di dare la libertà a ognuno di scegliere per sé se vuole essere malato a lungo, attaccato a un respiratore, o se non lo vuole. Quindi non sono io a decidere per la persona, ma è la persona che deve decidere per se stessa. Ecco, questo è un po' il compendio di tutto quanto il libro, e se lo volete leggere lo trovate lì sul tavolo. Scusate se ti interrompo, Bruno, mi ero dimenticato una grave inadempienza di presentare Eleanor Nave, che è la coautrice, un applauso per questa mia inadempienza, scusate, è la coautrice insieme a Beppino Inglano di un volume che ha il titolo Eluana, e quindi l'argomento si lega, abbiamo voluto invitarla sul palco anche perché, diciamo, non era in programma la presentazione del suo libro, però è in programma l'argomento, e quindi scusatemi ancora. Nel libro vengono raccontate anche le giornate con Pier Giorgio Welby, quindi anche le giornate passate a trovare un impegno diverso su internet per trovare un modo diverso per affrontare la malattia. Per una persona, diciamo, dove avete trovato la forza per andare avanti in tutti questi anni? Perché comunque la malattia di Pier Giorgio non è durata né un giorno né un mese, è andata avanti per molti anni. Ma per me, allora, per me non era tanto difficile, perché sono stata educata con molta severità da mia madre, e la nostra famiglia ha avuto grandissima sofferenza fin da quando ero piccola, perché papà è dovuto andare sotto le armi, non è più tornato, è morto in prigionia in Jugoslavia, e io tutto questo da bambina ho vissuto, e quindi sono cresciuta veramente molto molto in fretta, e le sofferenze della vita per me avevano pieno accesso nel mio cuore, e per me era una cosa normale, per me era una cosa normale che ci si poteva ammalare. Io stavo per morire due volte quando ero piccola, quindi per me dover morire era una cosa normalissima. Essere malato era per me normalissimo, poteva succedere, e poteva succedere anche che c'era una persona che tutta la vita doveva stare in carrozzina. Questo era l'esempio che avevo in una famiglia dove il figlio è tornato paraplegico, perché gli, con uno sparo alla schiena sul campo in Russia, è rimasto paralizzato dalla vita in giù, e tutti i giorni vedevo la mamma e i fratelli che lo portavano a casa dall'ospedale dove era ricoverato, perché aveva in continuazione delle complicazioni. Allora il comune del mio paese aveva pagato per lui una stanza a vita. Questo, lui in questa stanza poteva fare quello che voleva, aggiustava gli orologi, lo andavamo a trovare, gli portavamo i dolci, gli portavamo i primi fiori, insomma. Poi quando c'erano le compagnie che andavano sulle montagne, lui le seguiva col binocolo, e una volta è successo che è stato lui a dare l'allarme perché una cordata di questi scalatori sono caduti e sono morti in tre. Ecco,
questa cosa, Andrea si chiamava questo signore, e io vedere tutti i giorni questa famiglia che portava a casa questo Andrea, per me era una cosa normale. Quindi io ho conosciuto Pier Giorgio, che già zoppicava, aveva la distrofia muscolare, e me lo disse, detto, non ti sposo perché così te ne puoi andare quando la cosa diventa troppo difficile. Ho detto, che cosa diventa troppo difficile? Ma mica hai detto che tu devi morire soffocato, tipo cascare un vaso in testa, puoi morire anche così, possiamo avere un incidente con la macchina quando andiamo via con papà e moriamo tutti e due, speriamo, dicevo io. Insomma, io cercavo di prenderlo veramente seriamente, sull'ironico, perché per me la vita così andava vissuta. Alla fine, io dico solo questo, l'ultimo pomeriggio, quando sapevamo già che fosse l'ultimo, lui mi chiese, ma tu sei stata felice? E tutto, io sì, e tu? Anch'io. E questo per me è stato il massimo. E in un suo libro lui scrive una bellissima parola che mi ha veramente ripagato di tutto. E questo, io non sapevo che aveva scritto questo anche sul suo blog. Non avevo letto sempre tutto quello che scriveva, non avevo il tempo di seguirlo tutto. Sei stata l'unica persona che non mi ha mai deluso. Questo per me è il massimo. Volevo chiederle solo qual è stata la prima reazione nel momento in cui con Pier Giorgio avete, diciamo, iniziato a dibattere su perché, diciamo, lui non voleva più soffrire, mettiamolo in questi termini. Sì, all'inizio, quando lui ha cominciato, lui non mi diceva direttamente che era ormai finito tutto quanto, però mi faceva capire, guarda che io non ce la faccio più tanto, e si alzava molto di meno durante il giorno, le ore, da 5 ore che stava in piedi la mattina e altre 4 pomeriggio diventavano poi alla fine un'ora pomeriggio, un'ora la mattina e un'ora del pomeriggio, e quando non si staccava più dal respiratore dicevo, ma prova di nuovo a respirare autonomamente come hai provato all'inizio. E dice, sai, sono un pochettino pigro, sono un po' pigro, è tanto comodo quando c'è qualcuno che respira per te. Insomma, voleva dire ironicamente, io non respiro più da solo, non ci riesco più. E per me è stato difficile a capire, veramente, quando si ama tanto una persona, si è tanto attaccati, è difficile interiorizzare anche questi modi ironici di esprimersi, dove dice la verità, una verità veramente molto grossa. Io tante volte, quando rifletto adesso, mi viene da piangere, perché dico, Piero forse voleva che io capissi di più, che io entravo più nel discorso vero e proprio con lui, invece lui mi doveva sempre dire velatamente, lui non mi voleva far soffrire, questo è sicuro, questo è sicuro. E una volta, noi non avevamo mai litigato in vita, sì, erano piccole discussioni, ma niente di grosso. Ma una volta abbiamo veramente litigato quando lui perentoriamente disse che voleva morire. Io ho detto che sei un egoista. Lui mi guardava, sgranava gli occhi, era come se lui non mi aveva mai guardato così. Ancora oggi mi sento bruciare questi occhi nell'anima, perché sentivo di averlo ferito profondamente, perché chi non era egoista è stato proprio lui. Ero più egoista io, che ero attaccata a lui, che non volevo che se ne andasse, che cedesse, che avesse veramente, anche avessi da parte mia l'aiuto a combattere per avere veramente il distacco del ventilatore. Quando poi
io uscii dalla stanza urlando e piangendo fortemente, istericamente. Lui poi mi chiamò, come si chiama il cavallo, in questa maniera mi chiamò e mi fece segno di abbracciarlo e mi baciò e dice: non fare così, non fare così. Ho detto: Piero, non ce la faccio, non mi ami, diceva lui. Piero, io ti amo, ma non come vorresti tu, non sono capace ancora. E poi lui mi diceva: dopo capirai, dopo capirai. E questa parola me lo diceva, me la ripeteva gli ultimi giorni in continuazione. E oggi sì, ho capito molto presto e ho dovuto molto lavorare su me stessa. E tutte le cose che ho elaborato adesso mi danno la forza di continuare anche per fare quello che oggi io propongo a tutti i cittadini, e probabilmente voi che siete qui lo avete già fatto, di firmare la proposta di legge per il rifiuto dei trattamenti sanitari e la liceità dell'eutanasia e il testamento biologico. Ecco, su questa cosa io vi chiedo veramente una vostra firma, perché poi 50.000 firme saranno depositate in Parlamento, e il Parlamento nelle prossime due legislature, o questa o nella prossima, ha il dovere di legiferare su questa legge. Insomma, di discuterla, di metterla in votazione, votarla o anche non votarla. Se non la vota, pazienza, insisteremo in altra maniera e ne faremo un'altra. Si può fare, perché no? Può darsi che ci sia qualcuno in Parlamento poi che risolverà il problema. Ecco, questo volevo anche dirvi. Diciamo, accanto alla storia di Pier Giorgio Welby si è sviluppata anche un'altra vicenda nel corso degli anni, che è la vicenda di Eluana Englaro, una vicenda che, come quella di Pier Giorgio, ha anche diviso le coscienze. È una vicenda che ha spaccato anche il paese, se ricordiamo quello che è successo nel febbraio del 2009 anche in Senato, quando ci furono anche una dura discussione, un duro attacco anche nei confronti del Presidente della Repubblica. Noi abbiamo stasera l'onore di avere con noi anche Elena Nave. Elena Nave è originaria di Cotricello, è vissuta qui, viene sempre qui in vacanza, è dottoranda di ricerca all'Università di Torino e da sempre si occupa di bioetica. Ha avuto anche l'opportunità, o meglio, di conoscere da vicino anche Peppino Englaro e di scriverci un libro insieme. Ecco, io ad Elena volevo chiedere come è nata questa collaborazione, e soprattutto in quei giorni particolari, in quei giorni diciamo anche molto duri, come l'ha vissuta Peppino Englaro. Io ringrazio l'assessore Procopio di questo invito, ringrazio il pubblico che in una sera d'estate ha voglia di ascoltare queste tematiche relative alla fine della vita. Come diceva il giornalista Bruno Apicella, sì, Peppino Englaro ed io abbiamo collaborato per la mia tesi di laurea in filosofia. Mi sono laureata nel 2007 e a partire da questo lavoro è nata la pubblicazione di un testo edito dalla Rizzoli nel 2008, che raccontava la vicenda biografica di questa famiglia, che era sì una vicenda personale, ma che comunque sollevava questioni che potevano riguardare chiunque di noi. Come forse ricorderete, Eluana Englaro è stata lasciata morire nel febbraio 2009 e con il medico anestesista rianimatore Amato De Monte, la capo infermiera Cinzia Gori, abbiamo fatto un'ulteriore pubblicazione per raccontare gli ultimi giorni della vita di Eluana. Ora, quando sono stata invitata a prendere parte a questo incontro, ho pensato che un buon contributo da parte mia sarebbe stato pensare a che cosa Mina Welby e Peppino Englaro avessero in comune e che cosa invece li ha distinti nella loro battaglia di civiltà. Allora, partiamo da quello che hanno in comune. Entrambi hanno reclamato, accanto a Pier Giorgio Welby l'una e alla propria figlia Eluana Englaro l'altro, la libertà di cura. Ora, nel nostro paese, loro mi insegnano, grazie a quella pratica che si chiama consenso informato, nessuno di noi è obbligato, in nessun caso possibile, a essere curato se non lo vuole.
alcune sentenze hanno detto anche per capriccio io posso rifiutare qualunque trattamento medico se questo penso che leda la mia dignità di persona o mi offra delle condizioni di vita che ritengo inaccettabili. Pier Giorgio Welby è stato per noi maestro di civiltà perché ci ha mostrato come, per un paziente capace di intendere e volere, ossia che può esprimere il proprio giudizio, lo Stato italiano debba il rispetto dovuto a chi vuole decidere per se stesso come morire. Ora, quello che per Giorgio Welby ha chiesto di essere lasciato morire. Se sono affetto da una patologia cronica, degenerativa, che mi offre delle condizioni di vita che reputo che ledano la mia dignità personale, è giusto che lo Stato italiano, che nessun obbligo, che nessun medico, nessun prelato mi obblighi a mantenermi in vita in una condizione che reputo inaccettabile. Ora, la famiglia Englaro ha posto un problema che è l'altra faccia della stessa medaglia. Se per il paziente capace questo diritto di libertà va tutelato, cosa accade per il paziente che diviene incapace? Se la stessa persona per un incidente, come è capitato a Eluana Englaro a 21 anni, perde la capacità di comunicare con l'esterno, di entrare in contatto, la capacità di relazionarsi, la vita cognitiva, la capacità di movimento autonomo, come fa a esprimere le proprie volontà? Che ne è delle volontà che ha espresso prima di cadere in quella condizione? Ecco, Beppino Englaro ha portato pubblicamente nelle nostre case, io non so se loro ricordano quei mesi della fine dell'anno 2008 o dell'inizio del 2009, ieri sera col giornalista Picelli ricordavamo come le grandi testate nazionali dedicavano alla storia di Eluana 8-10 pagine tutti i giorni. Sembrava che malgrado tutti i problemi che ha da sempre il nostro paese, l'attenzione fosse fossilizzata su quest'uomo padre che non voleva, non riusciva a sopportare di avere una figlia in quelle condizioni e quindi chiedeva l'eutanasia. Ecco, il pubblico dibattito non ha giovato a chiarificare quali sono stati i termini del problema e dobbiamo riconoscere a Mina, a Pier Giorgio Welby, a Beppino e Eluana Englaro di aver fatto molto per noi, sia nel loro lasciare traccia della loro esperienza personale. Nel mio gergo si chiamano documenti di prima mano, quelli dove le persone che hanno avuto determinate esperienze dirette si fermano a ragionare, a raccontare i fatti, a mostrare le loro ragioni e le motivazioni che hanno animato le loro azioni e le loro scelte. Ecco, questo tipo di documentazione l'hanno prodotta, loro hanno spiegato perché la loro richiesta era sì personale, ma poteva essere un problema sentito da molti alla fine della vita. Hanno avuto il grande merito di portare il tema della fine della vita nelle nostre tavole. Io ricordo che ne parlavamo ieri sera con il giornalista Bruno, tutti hanno sentito al tempo di Eluana e di Pier Giorgio il dovere di esprimersi, no? Hanno portato a conoscenza dei fatti, che cosa succede nel 2012, nel 2008, nel 2009 alla fine della vita e che cosa è giusto che debba succedere. Ecco, quando noi ci domandiamo qualcosa relativamente alla giustizia o alla bontà di qualcosa, ci stiamo ponendo una questione etica. Quello che hanno in comune dunque una battaglia per la libertà di cura. Se sono libera di essere curata, devo essere libera di poter rifiutare le cure, anche se sono ben consapevole del fatto che da quel rifiuto deriverà la mia morte. Questo hanno chiesto Pier Giorgio Welby ed Eluana Englaro. Poiché non mi è sopportabile vivere in queste condizioni, chiedo di essere lasciato morire. Cosa ben diversa è l'eutanasia. Ben diversa nel senso che è un atto eutanasico, è un atto in cui si chiede a un professionista sanitario di porre fine alla propria vita con un gesto altro, che non è un sospendere le terapie, uno staccare le macchine, è ad esempio usare un'iniezione affinché possa terminare la vita del paziente. Ora, quello che li accomuna è una battaglia di libertà e di tolleranza. Mina Welby ha parlato di quella bellissima pagina che è l'ultima domanda che gli pone il giornalista nel loro libro, no? Gli chiedono che cos'è Mina Welby l'etica e lei in una paginetta bellissima, io lo riassumo in due righe, dice: la mia etica è la libertà, non imporre e non avere imposizioni. Ecco, nella tolleranza che queste persone hanno portato avanti nel nostro paese, loro hanno chiesto qualcosa per sé. Eluana Englaro e Beppino Englaro per conto di sua figlia e Mina per conto di suo marito chiedevano il rispetto della volontà del paziente, rispetto anche quando non corrisponde al volere dei nostri politici, quando non corrisponde al volere dei nostri medici curanti, quel rispetto dato da qualcuno che ha dei valori con cui ha guidato la propria vita e dovrebbe aver diritto, rispetto a quei valori, di terminarla quella vita.
Loro hanno chiesto il rispetto della volontà del paziente, che significa la tutela della libertà di scelta, ma anche la tutela della libertà di scelta di chi vuole rimanere. Ora, Vito Mancuso, forse qualcuno lo conoscerà, è uno dei massimi teologi italiani, che al tempo di Eluana Englaro ha pubblicamente preso posizioni per difendere la volontà di Eluana e dunque la figura di questo padre. Ed egli dice: la mia posizione morale è differente. Se io cadessi nelle stesse condizioni irreversibili di Eluana Englaro, io chiederei di rimanere, perché io sono un fervente religioso, sostengo i dettami della Chiesa Cattolica Romana, e già solo per permettere il miracolo io voglio rimanere in prima linea e chiedo allo Stato di tutelare il mio diritto di rimanere. Ora, noi lo sappiamo benissimo, il Sud eccelle per le capacità delle famiglie di dare assistenza ai propri malati. Ecco, questo è un diritto che Pier Giorgio, Mina, Beppino ed Eluana e le loro famiglie sostengono a piena voce, che si dia la libertà di andare a chi vuole andare, che si dia la facoltà, i mezzi, gli strumenti, le competenze per curare i propri malati, chi invece vuole rimanere in prima linea. Ecco, questo è il ringraziamento che dobbiamo a questi eroi civili che ci hanno permesso di portare avanti una battaglia inedita nel nostro paese. Ora, in paesi come gli Stati Uniti, il living will, il testamento biologico, è una pratica usuale da oltre 30 anni. In Italia stiamo ancora combattendo, i radicali in questo ci sono ad esempio, per poterci permettere di avere un documento in cui poter segnare che cosa vogliamo o non vogliamo sia fatto sul nostro corpo prima di morire. Ora, il disegno fatto, che prende nome in Italia, di decreto Calabrò, che cos'è che non ci consente? Non ci consente di sospendere la nutrizione e idratazione artificiale, quel presidio terapeutico che teneva in vita Eluana Englaro. I nostri politici hanno sentenziato che non dovremmo avere il diritto di chiedere questa sospensione. Ora, quello che da sempre difendiamo come libertà di cura è la libertà di poter essere sovrani su noi stessi. Ora, un filosofo, John Stuart Mill, diceva: su se stesso, sul proprio corpo, sulla propria mente, l'individuo è sovrano. Ecco, noi chiediamo di poter mantenere questo tipo di sovranità fino alla fine della vita. Al di là degli aspetti tecnici, volevo chiederti come era nata la collaborazione con Peppino Englaro, quando tu l'hai incontrato per la prima volta, quando hai avuto modo di conoscerlo, parlarci, e poi come è nata l'idea di arrivare a scrivere un volume che raccontasse la vita di Eluana. Ecco, sì, la nostra conoscenza è data proprio dalla tesi di laurea, poiché avevo visto un articolo, poi anche questo, se voi ricordate al tempo, notizie su Eluana Englaro noi le avevamo più dai giornali tipo Oggi, da delle testate giornalistiche tipiche delle riviste femminili, piuttosto che dai testi accademici. Ecco, Peppino Englaro aveva avuto la capacità di portare avanti, anche grazie all'appoggio dei media, questa loro richiesta. No, loro dicevano: secondo noi c'è una discriminazione in corso, se il paziente capace può e il paziente incapace non può più, non ha più questo diritto. Quindi avevo chiesto al mio professore di poter indagare nella mia dissertazione questa storia, la storia di Eluana Englaro, perché sì, la storia di una famiglia, lo ribadiamo, ma è un problema che hanno posto alla nostra società. No, Pier Giorgio Welby questo ha fatto: pongo questo problema alla società civile, alla coscienza di ognuno di noi. Ecco, da Peppino Englaro ho trovato una disponibilità impagabile. E quest'uomo ha sostenuto i miei studi, dunque mi ha fornito la documentazione clinica. Voi non so se ricordate quante dicerie sono state dette sulle condizioni di questa ragazza. Alcuni dicevano: si muove, parla, mangia. Alcuni sono arrivati a dire: potrebbe procreare, potrebbe diventare madre. Insomma, con l'umiltà che contraddistingue questo tipo di eroi, non si sente, mi dicono, mi scuso. Alzo la voce. Grazie. Mi ha fornito la documentazione clinica, giuridica, affinché potessi indagare questo caso e poter mostrare quali erano le tappe di una storia lunghissima. Ecco, e così è nata la nostra collaborazione. Grazie a Peppino Englaro ho conosciuto De Monte e l'infermiera Gori, e così abbiamo potuto concludere questo percorso di studi e di approfondimento pubblico, insomma. Quindi volevo chiedere se dal pubblico magari qualcuno voleva intervenire, fare qualche domanda. Io
Purtroppo non ho letto nessuno dei libri, però dei libri vostri, mi prefiggo di farlo a breve. Però da quello che avete raccontato mi viene, innanzitutto sono rimasta stupita quando lei ha detto: io ero abituata alla sofferenza, a vivere nella sofferenza, cioè, è una cosa che non, nessuno dovrebbe poter dire, purtroppo è così. E poi io volevo approfondire, volevo capire una cosa, come ci si sente? Lei l'ha raccontato, ho litigato con Pier Giorgio, ma in realtà lei come si è sentita quando si è sentita dire voglio morire? Quello che, cosa le è passato per la testa, sinceramente, quello che, oltre all'arrabbiatura, che penso sia normale? Ma le prime volte, quando lui mi chiese, per esempio, senti, io non ce la faccio più, Mina, tu hai preso oggi il Tabor, che sono delle pasticchette che si prendono per dormire, mi dai tutte le 20 pasticchine e poi quando vedi che dormo, spegni, togli il respiratore e tu te ne vai di là. Tu sei matto. Per me era soltanto questo, perché mi lasciava a me quasi la possibilità di aiutarlo a morire. Io poi gli dissi: guarda che in Francia è successo un caso, non so se voi, forse qualcuno di quelli più anziani se lo ricordano, un giovane pompiere, 20 anni, ha avuto un grave incidente, è rimasto un locked-in e ha chiesto, lui poteva soltanto ancora muovere un dito, pollice, e muovendo quel pollice lui ha scritto, ha dettato un libro, la madre gli diceva l'alfabeto e lui, quando era la lettera giusta, lui muoveva il dito. Non vi potete immaginare quanta lunghezza, quanto tempo ha impiegato. E tu vorresti fare la fine di Vincent Humbert, perché la madre, su sua richiesta, gli ha somministrato dei barbiturici, ma in una dose sbagliata, e è andato in coma irreversibile. E alla fine, naturalmente, la madre poi l'ha detto al medico, e il medico ha dovuto fare la denuncia, e il ragazzo è stato ricoverato. Poi lì c'è stato un medico che però alla fine ha detto: no, qui bisogna terminare la situazione, gli ha somministrato un altro medicinale per far morire il ragazzo. D'altra parte è stato un caso veramente di eutanasia richiesta da lui, dal ragazzo stesso. Insomma, era un medico che poi alla fine ha completato la cosa terminale, e la mamma ha rischiato veramente di andare in galera, è stata poi alla fine prosciolta. Ecco, per me, io gli ho portato davanti questo, poi ho trovato sempre di nuovo un escamotage, ho detto: no, ascolta, noi con questa cosa possiamo fare anche una cosa pubblica. Noi eravamo iscritti ai radicali, lui era presidente dell'associazione Luca Coscioni in quel periodo. Ha detto: ti devono ascoltare. Allora dice lui: io scrivo al presidente, io voglio una legge sull'eutanasia. Eutanasia per lui voleva dire una morte buona, una morte di non sofferenza. Per lui poteva essere qualsiasi, o la somministrazione di un medicinale o anche il distacco dal respiratore. Somministrare un medicinale sarebbe stato veramente la galera per il medico, questo è sicuro, però il distacco del respiratore, questo era possibile perché le persone non devono essere, secondo la Costituzione, articolo 32, possono scegliere di non possono essere obbligati a fare determinate terapie. Ecco, poi così dai e dai e dai, alla fine mi sono convertita. Buonasera, vorrei fare una domanda anch'io a Mina, perché apparentemente sembra che non ci sia legame tra quello che io racconto
è quello che voi siete, però mi rendo conto che c'è un grandissimo legame tra anche io racconto di donne che resistono con la loro ostinatezza e racconto anche di un'etica, l'etica del lavoro, della famiglia. Ma comunque io voglio farmi una domanda specifica, Mina, riguardo alla vicenda di Pier Giorgio, e un po' riguarda tutti i malati che sono in questa condizione, perché bene o male ne facciamo tutti un po' l'esperienza. Una grande battaglia che stai portando avanti è proprio questa dell'assistenza adeguata alle persone malate in questo modo. Noi qui ci sono anche i rappresentanti delle istituzioni locali, ma che rappresentano in un certo senso anche la realtà regionale. Purtroppo noi in Calabria abbiamo un problema sanitario molto grave, che c'è una gestione della sanità che probabilmente non funziona e che comunque va a ripercuotersi soprattutto per questi casi di persone che abbiamo tutti in casa e che non godono di un'adeguata assistenza, soprattutto quando sono nella fase terminale, in cui la famiglia, come dicevi tu, non sa veramente cosa fare. Allora io dico, questa vostra seconda battaglia dell'assistenza proprio ai malati di questo livello, a che punto è? Questa è la domanda che ti voglio fare. Sì, su questa cosa sto direttamente sul lavoro, non da sola, ma tutta l'associazione Luca Coscioni insieme a Viva la Vita Onlus, che è una associazione che si cura in modo particolare dei malati gravissimi, che sono malati di SLA. Ora, sono stati stanziati dei finanziamenti per i malati, specificamente per i malati di SLA. È stato tagliato tutto, ma proprio tutto, per la non autosufficienza, per i vecchi e altre malattie non c'è un centesimo. Ora, per i malati di SLA abbiamo detto, va bene, quando finiscono questi soldi, che cosa si fa dopo? La sanità, il nostro Stato, deve provvedere che ogni regione, ma il fatto è appunto che la cura medica, le cure a domicilio delle persone sanitarie sono affidate alle regioni e ogni regione fa a modo suo. Secondo noi servirebbe veramente un input uguale per tutto lo Stato italiano, che dappertutto i LEA, i livelli essenziali di assistenza, funzionino e che vengano finanziati. Questa è la cosa importante, e che questi soldi non vadano persi. Io qui sto facendo una battaglia veramente molto molto forte. Ci sono delle cooperative che formano e hanno gli assistenti domiciliari e li mandano a casa. Sono finanziati, le cooperative sono finanziate dai comuni, perché i comuni ricevono dei soldi tramite regioni, ricevono i comuni. Questa però è l'assistenza domiciliare, non c'entra l'assistenza sanitaria, perché l'assistenza sanitaria, gli infermieri, i medici, questo deve essere fatto tutto anche sul territorio. Ci sono dei programmi dove i medici fanno l'ospedale a casa. Se una persona ha la tracheotomia dovrebbe stare in ospedale, anzi in una cura intensiva, però sta a casa, può stare a casa con delle persone specificamente formate. Ora, sarebbe troppo lungo, per i malati di SLA ci sono queste persone specificamente formate, che però non sono infermieri professionali, ma sono assistenti familiari formati specificamente per i malati di SLA. Fanno un corso di 180 ore, la metà è per teoria, l'altra metà è pratica,
insieme a altri già formati assistenti, sia in ospedale che anche nelle famiglie. E questo dovrebbe adesso venire veramente attuato dappertutto, ma stiamo ancora nelle pantofoline, siamo ancora nelle scarpette dei bambini, ancora siamo molto molto indietro. E io chiedo qui veramente che qualcuno nelle regioni, anche qui in Calabria, si prenda cura a studiare questa cosa, magari a contattarci, come fare, come arrivare al più presto possibile a queste assistenze. Cioè, queste persone vengono portate poi nelle famiglie, vengono formate, vanno nelle famiglie, sono pagati dalle famiglie. Con quali soldi? Con i soldi che lo Stato deve stanziare per questi, per queste persone. E secondo la stadiazione, secondo la gravità della situazione, le famiglie dovrebbero poter avere un assegno di cura. Se si tratta di persone anziane, se si tratta di persone handicappate, gravi, se si tratta di qualsiasi malattia. Ora ci sarà il nuovo ISEE, anche questo è un grosso problema, andatevelo a vedere, io me lo sono studiato adesso l'ultima settimana e mi sono girate veramente il cervello e tutto quello che c'era dentro, ho dovuto lasciare 10 minuti e poi tornarci sopra. Ecco, questo servirebbe, perché in questa maniera, se i soldi vanno direttamente alle famiglie, costa di meno, altrimenti rimane nella organizzazione della cooperativa e quei soldi che stanno nella cooperativa potrebbero essere utilizzati per i malati. Dobbiamo cercare veramente di arrivare al malato, alla famiglia e sostenere veramente la famiglia e ogni famiglia. Io sono sicura che anche se ci sono i figli, quelli che, i conviventi naturalmente, l'ISE deve essere solo di quelli che vivono insieme al malato, non di altri figli fuori. Ma se c'è qualcuno che vuole dare qualche cosa, l'aiuto, perché in fondo quando si può lo si fa, e io lo so che nel sud si fa moltissimo su questo, la Calabria mi sembra che è anche commissariata alla sanità, non vi preoccupate, è anche il Lazio. E ci sono anche altre regioni dove la cosa non funziona nonostante non siano commissariate. Quindi io spero veramente che si vada avanti alacremente, e dove per esempio anche i malati gravissimi che non possono più comunicare, che abbiano il comunicatore quando lo desiderano. Il comunicatore sono delle attrezzature veramente molto costose, possono andare da 1.200 euro a 10.000 e a 25.000, dipende quale attrezzatura va bene per la persona che ne ha bisogno. Questi non sono attrezzature che ti vengono regalate, ti vengono dati in comodato d'uso. Tu lo usi fin quando puoi usarlo, quando non lo puoi più usare, perché non il, anche lì gli occhi tante volte, quando sono i mouse oculari, dove il malato può guardare le lettere vengono scritte e c'è il, alla fine c'è la frase che ha scritto il malato, e il malato poi guarda un certo tasto sul computer e il computer lo dice, io voglio questo, questo. Oppure come una malata a Roma ha mandato a quel paese la sua assistente e ha detto: va nel tuo paese a vendere le banane, così gli ha detto, perché non si era accontentata di quello che le aveva fatto e la trattava insomma un pochettino più troppo familiarmente. Allora questa malata gliel'ha detto proprio bella e tosta, e me l'ha raccontato l'infermiera stessa. Però è stata, io sono stata contenta, dice, perché in questa maniera sono entrata veramente in sintonia con questa donna.
Ecco, queste cose servono, poi quando la persona non la usa più viene dato, viene sanitato, viene disinfettato e viene dato ai tecnici per metterlo a punto e dato a un altro malato che ne ha bisogno. Quindi non si spendono soldi ancora, capite? Quindi ci sono già migliaia di questi aggeggi in giro per tutta l'Italia da parecchi anni. Vanno da uno all'altro, quindi io credo che dobbiamo veramente aiutare e poi chiedete se avete bisogno di qualche cosa e non vi può essere concesso o non vi viene concesso dalla ASL, scrivete, andate su info@associazionelucacoscioli.it, va bene? E vediamo di fare le battaglie insieme. Un'altra domanda, un'altra curiosità che volevo porle. Lei nel libro parla anche di quello che succede nel momento in cui muore Ber Giorgio, in cui la Chiesa Cattolica, diciamo, nega il funerale. C'è un aspetto in cui lei, non lo nasconde, lei dice da cattolica. Che cosa si è sentita? Che cosa ha provato in quel momento? Ma io in quel momento, io sapevo che Pier Giorgio non è che aveva un grande desiderio di un funerale cattolico. Io gliel'avevo chiesto nel pomeriggio e gli avevo detto, sai, mamma vuole sicuramente il funerale in chiesa. E lui mi ha detto, quando sono morto fai quello che ti pare, va tutto bene. Va bene, e lì non potevo fare altro che fare il funerale in chiesa, chiederlo. È stato negato. Perché Pier Giorgio, il dottor Pier Giorgio Velli, gli hanno dato pure il titolo di dottore che non era, aveva ripetutamente chiesto l'eutanasia, ha chiesto una volta, è stato ripetuto dalla TV, dai giornali, eccetera. E il cardinale Tonini, che Dio lo abbia in gloria, è morto l'altro giorno. Mi aveva anche detto la Chiesa non poteva avallare l'eutanasia, cioè non poteva dire sì all'eutanasia, ma quello di Pier Giorgio non è eutanasia. Io gli ho risposto, nel catechismo c'è un articolo che dice quando le terapie sono troppo difficili, inutili e troppo onerosi per il paziente si possono interrompere, non si vuole così provocare la morte, ma si accetta di non poterla impedire e la volontà è sempre del malato. Questo è il catechismo e Pier Giorgio ha avuto questo, quindi gli ho detto il cardinale Ruini avrebbe dovuto leggere anche questo articolo, non soltanto quello precedente e quello dopo, dove diceva che era un suicidio. Non era un suicidio, sono tanti malati che chiedono e hanno quello che loro chiedono, ma ci sono altrettanti ancora oggi di malati che lo chiedono al medico e il medico non lo fa perché hanno paura di essere denunciati dai propri colleghi, da infermieri, dai parenti, e allora dice l'accanimento è la terapia difensiva, cioè è una terapia per il medico, accanimento terapeutico, e questo non è giusto. Ecco, questo volevo dire. Per me il non funerale di Velbi ha avuto anche qualche cosetta in più e io ne sono contenta. Io dicevo quasi, era Pier Giorgio il regista di tutto, anche della fine e di quello dopo. E questa proposta di legge che abbiamo depositato in Cassazione il 21 dicembre dell'anno scorso, il giorno dopo il suo funerale, della sua morte anzi, io la chiamo la legge Velbi, perché era una legge fortemente voluta da lui e io sono la prima firmataria insieme alla sorella di Pier Giorgio. Professore Candido, se aveva qualche domanda. Una domanda, io volevo solo fare un piccolo intervento
Allora, perché effettivamente mi sposto, scusate, più che la domanda era un ricordo che volevo. Io ricordo un manifesto a quei funerali fatti in piazza dove vinse una religiosità laica di quelle bellissime, dove la gente partecipa al funerale di una persona. Mi ricordo un manifesto, Chiesa, vergogna, erano due parole. Sì, vergogna perché la Chiesa ha dato ospitalità a gente della banda della Magliana che transitava, ieri abbiamo presentato il libro Paradiso Io, che transitava i propri capitali nella banca del Vaticano, ha dato ospitalità e custodisce le salme di questa gente. Non dare i funerali come avrebbero voluto i parenti, mi pare che per Giorgio nemmeno ci tenesse più di tanto, fu una vergogna. Io che mi sento credente, che credo nella Chiesa, non mi sono sentito rappresentato da una Chiesa così distante dai cittadini. E allora, più che una domanda, è un'affermazione. Qual è, che cos'è che deve vincere? Il diritto sovranaturale, divino, che ci obbliga a restare attaccati, o la nostra libera scelta? Io credo che sia la nostra libera scelta di rimanere attaccati oppure di staccare la spina quando crediamo di sia opportuno. Ecco perché io ho firmato un progetto di legge Welby, il progetto di legge Welby è molto più sintetico da ripetere oltretutto, e vi invito, chi non l'avesse fatto ancora, a firmarlo. Il sindaco è uno tra i primi firmatari di Botticello e ci ha dato la possibilità di fare quel dibattito nel mese di giugno, il 5 maggio, anzi ci diede quella possibilità di fare quel dibattito in consiglio comunale, e oggi ancora un'altra possibilità per parlarne con voi. Io quindi lo voglio ringraziare personalmente, lui e tutta l'amministrazione. In attesa, diciamo, che il referendum vada avanti, la politica magari si decide a scegliere di fare una legge sul testamento biologico, c'è qualcosa che possono fare le amministrazioni locali? Sì, certamente, possono specialmente dire ai cittadini, oppure prima di tutto aprire un registro, cioè aprire un registro dove si possono registrare le proprie volontà finali, cioè come voler essere curati in caso di non aver più capacità di intendere, di volere e di poter comunicare. Qualsiasi cosa che uno scriva deve essere poi appoggiato, anche se c'è quella famosa lettera dei tre ministri Sacconi, Fazio e Maroni, che diceva che sono illegittimi. Anche se io adesso mi scrivo quello che io voglio alla fine della mia vita, io credo che non c'è un medico, non è obbligato a tenerne conto, però noi abbiamo, c'è la Convenzione di Oviedo che in Italia ancora non è legge, dove dice che il desiderio del malato, del desiderio del malato deve essere tenuto conto, non soltanto della volontà, del desiderio. E io credo che più che altro poi la nostra volontà, quello come vogliamo essere curati, è il medico stesso che ne tiene conto secondo il codice deontologico medico. Credo che Elena Nave l'abbia studiata abbastanza anche per la sua tesi. Quindi anche lì c'è scritto, il medico quando sa come vuole essere curato un malato ne deve tener conto. Di solito sono i medici che chiedono ai parenti quando un paziente è grave, ma che cosa ne possiamo fare? Che cosa pensate che vorrebbe? I medici tante volte lo chiedono. E certo, anche se i familiari spesso lo sanno, se un malato di SLA non vuole essere tracheotomizzato, quando va in coma non lo dicono, non dicono al medico, no, io non riesco a dire che non vuole la tracheotomia. Io non riuscivo a dirlo. Io conosco una signora che da 4 anni a casa non dice altro, voglio morire, perché è stata tracheotomizzata
e la figlia non aveva il coraggio di dirlo al medico quando era portata al pronto soccorso. Il medico l'avrebbe lasciato morire, ma purtroppo il fatto è stato così. E adesso nessuno la stacca. Come fare? Lottare. O lottare, quella povera donna è anziana e tanti non hanno la forza e il coraggio di fare una battaglia pubblica. Io vi dico sinceramente, non è facile. Non è facile e io non spingo mai nessuno. E io chiedo, vuoi fare una battaglia pubblica? No, pubblica no, però se mi aiuti, quello lo accetto, qualsiasi cosa mi aiuti. E noi tante volte aiutiamo davvero. C'è Marco Cappato, il nostro tesoriere, che addirittura ha accompagnato una signora, la signora Piera, l'ha accompagnato in Svizzera per avere il suicidio assistito, perché non aveva nessuno che l'accompagnasse. Passo la parola ad Elena per un'ultima riflessione. Sì, io tra i testi che tradotti in italiano che affrontano queste tematiche relative alla fine della vita, tra le esperienze biografiche di chi come Pier Giorgio Welby e De Luan e Beppino Englaro hanno vissuto in prima persona queste cose, ho scelto Mare Dentro di Ramon San Pedro, che mi pare che renda l'idea della prospettiva morale comune che difendiamo chiedendo libertà di cura e di terapia e chiedendo la liceità dell'eutanasia attiva. E Ramon San Pedro era in condizioni tipiche a quelle di Pier Giorgio Welby e nel suo libro scrive: se qualcuno mi vuole bene, mi ami con il rispetto che gli domando. Io conosco me stesso meglio di quanto lei potrà mai arrivare a fare. Ognuno di noi è un mondo a parte, signora. Ognuno di noi trascina con rassegnazione la propria dignità dopo ogni baldoria. So già che le dirà tutta seria che non è necessario essere Cesare per capire Cesare. È un proverbio idiota. È cosa ottima che la gente dia aiuto a chi lo chiede, ma proteggere qualcuno contro il suo volere è assolutamente immorale. Quel che bisognerebbe fare dal punto di vista etico sarebbe concedere a ciascuno la libertà che reclama. Bisognerebbe comprendere che la persona ha il diritto di non essere umiliata dalla tortura di una sofferenza inutile, senza rimedio e atroce. Per quanto riguarda il senso della vita, ogni individuo è un essere unico. In quanto razionale ha il diritto di esprimere i propri giudizi di valore e determinare qual è il limite di degradazione fisica o di sofferenza irrazionale che è disposto a sopportare per conservare la vita, ovvero fino a che grado di umiliazione è disposto ad abbassarsi. Basta che la ragione capisca che a volte la morte è meno spaventosa del dolore che bisogna sopportare per continuare a vivere. Non so, rinnovo l'invito se c'è qualche domanda. Io volevo fare una domanda ad Elin. Sulla questione di Eluana Englaro c'è stata una giurisprudenza anche notevole prima del decreto Calabrò, una giurisprudenza che ha visto anche tribunali in contrasto tra di loro. Volevo chiedere, nel momento in cui uno Stato ipocrita che molto spesso non legifera, quindi su questo tema è fatto da Ponzio Pilato, insomma, per un ventennio, interviene l'autorità giudiziaria, interviene il Presidente della Repubblica, allora non firmando un decreto e salvando, voglio dire, cioè andando nella direzione della battaglia di Beppino Englaro. Quello che voglio dire su questo tema, nel momento in cui a tutela dell'individuo, in un momento in cui è diciamo, non, la politica non decide e la giurisprudenza dice di andare verso una certa direzione, siccome avete approfondito in maniera dettagliata l'argomento, che cosa si può fare al di là della battaglia dei radicali anche dal punto di vista
sia delle organizzazioni internazionali e comunque della società civile per andare nella direzione di favorire questo tema, siccome anche la giurisprudenza ha dato comunque a obbligato il Parlamento a legiferare, il Parlamento non ha legiferato, con una miriade di sentenze. La domanda posta effettivamente solleva un problema drammatico nel nostro paese. Quello che diceva questo signore è proprio vero. Allora, Beppino Englaro ha posto una richiesta, ha bussato alle porte dei giudici per avere come libero cittadino una risposta, e gli chiedeva: come tutore mi autorizzate a sospendere i trattamenti che mantengono in vita Eluana contro il suo volere precedentemente espresso? Ora, come ricordava il signore, è vero, c'è stata una storia giuridica del caso Englaro infinita, nel senso che la prima sentenza è stata del 1999, l'ultima è stata del 2008 e in mezzo ce n'è stato più di 10, quindi effettivamente si sono espresse le corti d'appello, la Corte Suprema di Cassazione. Come ricordava, siamo arrivati in un certo momento ad avere il paradosso nel nostro paese secondo cui la magistratura, quindi uno dei nostri poteri di Stato, consentiva l'interruzione di questo trattamento su questa giovane donna e il potere legislativo legiferava contro le decisioni di questa magistratura. Se ricordano, si sollevò addirittura un conflitto d'attribuzione, si diceva la Corte si prende oneri che non gli appartengono, la Corte non può legiferare al riguardo, non può decidere queste cose, serve che il Parlamento legiferi. Ora, il disegno di legge che abbiamo sul testamento biologico effettivamente è terribile, nel senso che se pensiamo che esso deve servire per esprimere la nostra volontà quando non saremo più capaci di esprimerci in modo diretto, e qui io non posso dire di non volere proseguire le condizioni di vita di Eluana Englaro, viene meno il significato. Ora, quello che possiamo fare singolarmente, mi pare, è che possiamo andare avanti malgrado questo tipo di legislazione, ossia abbiamo la possibilità di registrare il nostro testamento biologico, sì, ci offrono la possibilità di scrivere comunque che noi la nutrizione, idratazione artificiale in caso di incapacità irreversibile non la vogliamo, ecco, se c'è data questa possibilità noi scriviamolo, noi comunichiamolo. Se poi veramente si preferirà in nome di una società decente la coercizione del cittadino, allora vedremo come fare. Per ora non abbiamo un disegno di legge definitivo, quindi secondo me ogni volta che noi abbiamo la possibilità di parlarne, di esprimere un giudizio e manifestiamo il desiderio di essere responsabili per noi stessi fino alla fine della vita, ecco, magari potremmo bloccare un disegno di legge così coercitivo, insomma, nei confronti dei cittadini. Secondo me ecco, è questo che possiamo fare. Allora passo la parola al collega Antonio Pipari, così introduce il secondo libro che presentiamo questa sera. Grazie. Non ci allontaniamo di molto da quello che è più o meno le storie che abbiamo seguito fino a questo punto, perché sempre di donne parliamo e sempre di sofferenza, anche se di un altro tipo di sofferenza, nel libro di Assunta Scorpiniti, Sulle onde della luna, donne di mare e storie di pesca. È appunto un libro che consta di tre parti: le storie delle donne di mare e le storie di pesca, nonché di un testo teatrale. È un'antologia, una raccolta di racconti che la scrittrice ha ascoltato da diverse donne del paese in cui è ambientata, sono ambientate queste storie, che è Cariati, qua nel Crotonese, vero Crotone? Di Cosenza, giusto? Cosenza. Non sono brava in geografia, mi dispiace. E l'Assunta ha avuto il grande merito di introdurre nella letteratura, tutta la letteratura, non la letteratura calabrese, una nuova figura, che è quella delle donne di mare, delle donne che hanno a che fare col mare,
delle donne che stanno dietro ai loro uomini, perché già si sa, tutti i lavori sono difficili, ma il lavoro del pescatore comunque è di per sé, ha di per sé una difficoltà estrema, che è quella dovuta a quella del mare, quella, cioè si pesca se il mare è bello, se ci sono pesci, se si fa ritorno a casa, tra parentesi, perché tante volte ci sono storie di anche di tragedie sfiorate, se non avvenute del tutto. E comunque a me il libro è piaciuto tantissimo, oltre perché per il lavoro che c'è dietro, appunto per la ricerca di queste storie, che poi capisco che non è stato nemmeno facile metterle insieme, perché comunque quando parlano gli anziani che sono un fiume in piena è anche difficile ricostruire un po' tutta la storia. Mi è piaciuto soprattutto per la tenacia che queste donne dimostrano, che questi uomini, ma soprattutto queste donne che, ripeto, stanno alle spalle di questi uomini e li sorreggono, perché altrimenti non avrebbero fatto niente. Come si dice, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e queste lo sono, ecco. Assunta, parla tu che... Allora, io rinnovo il mio saluto e il mio ringraziamento all'amministrazione comunale per avermi invitato, e anche a Giuseppe Candido. Però a Giuseppe Candido vorrei dire una cosa: la tematica precedente era una tematica che comunque meritava un posto a sé, e non si può parlare probabilmente di due libri che esprimono, o forse perché, ecco, quelle cose così forti, così intense, meritavano secondo me un dibattito a sé. Però, a parte questo, io lo ringrazio di avermi invitato. E allora, quale sarà il mio compito questa sera? Andare a cercare degli elementi che possano comunque proseguire il discorso precedente. Perché? Intanto sono felice di trovarmi in una località di mare, io racconto il mare, quindi... è un elemento identitario comune quello che io racconto in questo libro. E come dicevo prima, ha come sottotitolo Sulle onde della luna, donne di mare e storie di pesca. Io qui mi trovo di fronte a due donne che hanno un grande impegno civile. Ebbene, io sono andata a fare uno scavo nella memoria per andare ad incontrare delle altre donne, e mi fa piacere che comunque questo incontro sia avvenuto anche qui, perché le donne sono sempre state la spina dorsale, secondo me, della società, e in particolare delle società come le nostre, le società del sud, che hanno delle sofferenze in più. Voi avete parlato di grandi sofferenze che riguardano anche l'etica della persona umana, diciamo, in generale. Però il Sud ha sempre avuto, come diceva lei, delle maggiori sofferenze. Io però ci tengo a dire che non ho scritto un libro di sofferenze. Io ho scritto un libro che racconta soprattutto il lavoro umano, dove nel lavoro umano, nel senso del lavoro, è che la nostra terra del Sud ce l'ha molto forte questo senso del lavoro, risiedono quei valori etici che forse un po' tutta la società e tutta l'umanità dovrebbe recuperare. Ho parlato delle donne, è vero. Io ho unito in questo libro, io è vero sono una giornalista, però sono anche una ricercatrice antropologica e una narratrice, mi ritengo una narratrice della mia terra. Io ho riunito in questo libro tutte queste cose. E ho fatto questo scavo nella memoria per riportare alla luce più memoria possibile, perché la memoria ci serve, la memoria non è qualcosa di fisso, di statico. Nella memoria noi troviamo le esperienze, i saperi che ci hanno consentito di vivere e di esistere oggi, e che ci possono ancora guidare, secondo me. E io ho raccontato donne, ripeto, questo esempio di belle donne caratterizzate da un forte impegno civile, ho raccontato donne che veramente resistevano. Nella nostra società tradizionale il mio libro abbraccia un arco di tempo che va dagli inizi del Novecento fino più o meno agli anni 60,
Questi racconti hanno per protagonista per lo più queste donne, ma anche nelle storie di pesca ci sono donne che sono madri, che sono sorelle in tutti i loro ruoli. Donne che facevano fatica sicuramente a vivere una condizione di arretratezza, di miseria, qual era quella società che usciva dalle guerre e che però avevano una loro resistenza, una loro attesa, nel loro grembo loro portavano dentro di sé, portavano l'amore per la famiglia, portavano la capacità di sopravvivenza, perché vedete anche l'eterna sfida tra l'uomo e il mare è un fatto di sopravvivenza. Voi avete parlato tanto di diritto ad una morte quando è necessario, di questa scelta, ma voi secondo me avete parlato di vita soprattutto, di vita, di dignità della vita, ecco, avete saltato il valore della vita e questa è la cosa che mi è piaciuta di più dei vostri discorsi e forse ecco, anche questo legame potrei trovare con le storie che io ho raccontato, perché vedete, questo libro si intitola Sulle onde della luna, donne di mare e storie di pesca, si fonda su un triangolo, il triangolo formato dalle donne, dal mare e dalla luna, e vi spiego perché, anche è una metafora questa del titolo. La luna, voi sapete che regola le stagioni, anche le stagioni naturali, ma anche l'essere femminile con i suoi ritmi, i suoi cicli. Il mare è portatore di vita, quindi proprio perché contiene acqua, l'acqua è vita, e la donna racchiude il mistero della vita dentro di sé. Quindi io attribuisco a questi tre elementi il grande mistero della vita, che mi fa piacere che oggi in questa serata, ecco, questa cosa mi piace perché ha valorizzato proprio la dignità della vita e anche i nostri lavoratori che andavano per mare, come i nostri lavoratori della terra, come le donne che stavano sulla riva in attesa di queste barche, non facevano altro che con il loro esistere, anche sofferto con le loro difficoltà, non facevano altro che affermare una dignità di vita che allora come oggi rimane un valore assoluto a mio giudizio. Quindi sono contenta di aver partecipato a questa serata in cui sembravano due cose slegate, però io ho trovato delle cose belle e importanti tra quelle che ho sentito questa sera e vi ringrazio. Io voglio fare una domanda a Assunta. Allora, a Pier Giorgio piaceva tanto la pesca, devo dire anche che lui quando era ancora abbastanza abile, quando ancora poteva camminare abbastanza bene, andava su un barcone con un vecchio pescatore che poi abbiamo visto che era malato, aveva preso un cancro alla pelle appunto perché stava sempre sotto il sole, e andava a pesca di notte e portava a casa, e poi quando non poteva più andare al mare e eravamo già sposati, andavamo a pesca al canale, abbiamo cercato di tutto e di più per pescare finalmente un bel cefalo, l'ultimo era di 10 kg. E mi dice: non farmelo perdere questo, tu mi hai già fatto perdere una grandissima carpa e quello l'avevo sul mio conto. Ecco, però io ti volevo chiedere una cosa, oggi come si tu qui tu praticamente racconti storie di donne, ma si possono ripetere ancora oggi determinate storie anche con una tecnica evoluta dei pescatori, eccetera? Come si svolge oggi, come c'è oggi questo rapporto tra la donna e l'uomo pescatore che va fuori sul mare? Allora, io ho indagato ovviamente la realtà a me più prossima, che è la zona ionica dove io abito, io sono di Cariati, per cui la mia indagine, diciamo, l'ho focalizzata lì, però
È chiaro che un po' tutta la costa ionica è stata caratterizzata da questi aspetti, e devo dire che nella mia comunità tra gli anni 20 del Novecento, ovviamente, fino agli anni 60, non c'è stata soltanto la donna che aspettava il marito che tornasse, quindi la sorella, la moglie, ma c'erano state delle donne che hanno praticato proprio l'arte della pesca. Sono state loro che, in periodi in cui le ciurme non avevano personale perché c'erano le guerre o c'era l'emigrazione, le donne erano in stato di bisogno, di vedovanza, qualunque cosa, allora loro andavano a pesca con ruolo assolutamente paritario, quindi anticipando quelli che erano dei modelli emancipati di donne. Tra l'altro anche la quota del pescato veniva poi suddivisa alla pari, solo che la bellezza era che poi quando tornavano a casa ritornavano ad essere mogli, madri. Io queste figure le ho recuperate dalla memoria di figlie ottantenne, alcune adesso sono anche morte, insomma, ho fatto in tempo proprio a recuperarle. Oggi è diverso il rapporto, perché adesso non è come la barca di Nicola dei Midi che andava a pescare con la barca a reme. Adesso ci sono i radar, ci sono gli ecoscandagli, ci sono tutta una serie di strumentazioni di bordo che rendono più sicura la pesca. Però per esempio io ho intervistato, questo da giornalista, una giovane moglie di un pescatore, e mi diceva questa frase, mi diceva: sì, io quando vedo che che il vento scuote i panni al balcone comunque mi preoccupo, allora siccome dalla mia finestra il mare non si vede, telefono a mia madre che ha l'affaccio sul porto e dice: sì, la barca di Leonardo è rientrata, allora sto tranquilla. Quindi il sentimento comunque c'è sempre, questo timore, però ovviamente adesso si pesca in sicurezza. Ci sono donne, molte donne imprenditrici della pesca, imprenditrici del pesce, ma questo in Calabria un po' meno, forse in altre regioni un po' di più, ma quelle figure che si nutrivano dell'attesa del ritorno dei mariti, oppure sono figure che sono irripetibili secondo me, anche se, ripeto, ci sono dei tratti che ancora si conservano. Ma non sono solo storie di mogli, appunto, come abbiamo già detto, perché sono anche storie di figlie che hanno vissuto l'attesa dei padri e dei fratelli e poi si ritrovano a vivere l'attesa dei mariti e dei figli. Generazioni, sembrano storie slegate tra loro questi racconti, ma in realtà sono conseguenziali, perché tanti sono appunto le figlie che ricordano, poi ci sono le madri, le cugine, le cognate, perché poi il paese immagino ambientato in quei tempi, una catena che tira l'altra, sono tutti imparentati tra loro, quindi sono storie che si legano. E la cosa curiosa che a me ha fatto anche sorridere, è che queste donne, è vero che c'è una sorta di emancipazione, che lavoravano come gli uomini, esattamente come gli uomini, a tirar su le reti da pesca piene, secondo me non era nemmeno una cosa tanto facile, perché ci voleva un muscolo, una forza fisica, erano fortissime, ma avevano una sorta di dignità loro, per cui loro non si sarebbero mai sognate di salire sulla barca di uno sconosciuto. Le barche sulle quali salivano erano le barche dei parenti, dei cognati, dei suoceri, dei genitori, sulle quali barche poi, tra l'altro, vigeva una sorta di regola. Non si poteva bestemmiare, non si potevano guardare queste donne, sì, perché c'era la presenza delle donne. A me ha colpito quando su una barca, dopo una tempesta, insomma, era successo qualcosa, uno dei pescatori bestemmiò. Beh, quel pescatore venne cacciato, perché sulla medesima barca c'era la figlia che pescava in compagnia del marito, perché dovevano pagare il corredo della figlia grande che si doveva sposare con una principessa, e gli avevano fatto il corredo. Sono storie che affascinano proprio perché hanno quel sapore, sono vere, non è il romanzo che si costruisce su una storia. Il romanzo si sa che è inventato. Queste sono storie vere, raccontate dalla bocca di queste persone, e affascinano anche affascinano soprattutto per quello. Ecco, a me mi ha colpito anche il legame con la luna.
la luna che però si sa è anche bugiarda, e quindi volevo parlare anche un po' delle delusioni, ecco. Ma in questo caso bugiarda forse non tanto, sai perché? Perché il pescatore guarda la luna come guarda le costellazioni, come guarda, come conosce le correnti marine. Io sfiderei qualunque ingegnere o astronomo, non lo so, persona ad avere la sapienza. È gente non scolarizzata, però aveva una grande sapienza di questi elementi naturali. Ovviamente la luna a volte poteva ingannare, ma come nel caso di quella storia forse che tu, del testo teatrale, in cui la moglie aveva visto un presagio, quel cerchio intorno alla luna, però c'era uno stato di bisogno e in quel caso c'era stata la sfida da parte dell'uomo. Sì, ci sono, c'è sicuramente questa luna come elemento predominante, ma c'è anche questa grande sapienza che avevano queste persone e che hanno ancora oggi. Io per esempio sul borgo di Cariati vedo sempre i vecchi pescatori che guardano verso il mare, guardano il cielo, guardano gli elementi naturali, perché il mondo del mare ha proprio questo di bellezza, no? Ha la bellezza che unisce un po' l'arcaico e unisce anche il moderno. E per esempio una cosa che mi piace dire di queste storie è l'aspetto dei figli, che io, tu parlavi delle figlie, però ci sono anche i figli dei marinari, ci sono delle storie di mare che hanno per protagonista dei ragazzi. Io faccio l'insegnante, quindi alcune storie le abbiamo lette anche con i miei alunni, perché hanno protagonisti, come protagonisti questi ragazzi. Ebbene, questi ragazzi, vi voglio dire questa cosa perché c'è dentro un po' tutto il messaggio di questo lavoro che sto facendo sul mare in questi anni. Questi ragazzi, finché erano più piccoli, avevano dei compiti nel borgo, tipo allestire le barche per la pesca, tipo tenere in ordine gli attrezzi, e sognavano questo orizzonte che li aspettava, sognavano il giorno in cui potevano imbarcarsi nelle barche dei padri. E loro avevano verso il mare, verso il lavoro dei padri, uno sguardo di meraviglia, uno sguardo di stupore. Adesso l'ora è tardi, altrimenti vi avrei letto proprio qualche brano specifico in cui veramente i figli dei marinari guardavano il mare con un senso di stupore, di meraviglia, al quale io attribuisco un significato di rispetto proprio dell'elemento naturale. Il messaggio che io, diciamo, sottendo a tutto questo racconto del mare è proprio questo messaggio di rispetto che secondo me dovremmo avere tutti, come i ragazzi avevano questo sguardo, così il nostro sguardo deve essere uno sguardo di rispetto verso il mare, verso i suoi paesaggi, verso le culture che il mare esprime, anche una forma di rispetto, di solidarietà, di abbraccio verso le persone che il mare lo attraversano, perché non sono solo i marinari che attraversano il mare, sono tante persone che su quelle carrette attraversano questo Mediterraneo in cerca di una nuova vita. Quindi un messaggio di rispetto, un messaggio di solidarietà che io vedo dietro il significato, il grande senso, dietro l'eterna bellezza del mare. Sì, effettivamente loro avevano del mare un rispetto estremo, loro il mare gli dava se loro lo rispettavano, siccome ci vivevano e quindi lo rispettavano al massimo più che potevano. Ecco, un'altra caratteristica importante che emerge dalle pagine di questo libro è la familiarità, la solidarietà tra famiglie. Nel borgo di questi pescatori si viveva tutti insieme, cioè quando c'era un problema si andava all'onda tutti insieme ad aspettare, si stava tutti insieme ad aspettare, dovevano tornare tutte le barche insieme, perché se ne mancava anche una sola si aspettava l'arrivo di quei marinai, perché c'era la moglie o la figlia o la cognata di turno o la donna di turno che era triste perché non erano rientrati i suoi. Anche questa è una cosa che colpisce di questo libro, perché sembra
qualcosa che non si vive più, ormai viviamo tutti nel chiuso delle nostre case, e qua invece ci è raccontato di una vita che si svolgeva in mezzo alla strada, appunto, con i figli che si guardavano a vicenda tra comari, appunto c'era ognuno che aveva il proprio compito. È un libro che parla, è vero, della sofferenza del lavoro, però è un libro anche che fa sperare in qualcosa di diverso, o anche lo fa agognare più che altro, perché qualcosa che è passato e che però potrebbe anche sempre ritornare. Anche, anzi, io sono dell'idea che questa crisi da un certo punto di vista ci ha migliorato, perché ci ha portato ad avere i valori che c'erano una volta, insomma, ad aiutarsi l'uno con l'altro ed è meglio, ecco. Io inviterei qualcuno, se vuole fare una domanda, un intervento, vuole dire qualcosa, assessore. Io volevo chiedere dei pescatori, perché due cose. Una, se la fatica dei pescatori e il mondo dei pescatori descritti da De Seta, che so che è stato anche suo maestro, è la stessa di queste donne che aspettavano, quindi facevano altre cose ma faticavano lo stesso. E poi se le donne che racconta, mi è capitato di leggere e studiare delle cose sulle donne dell'altra parte della costa ionica tirrenica, le bagnarote in particolare, no? Queste donne che portavano l'acqua, e invece lì non si racconta tanto bene dei pescatori, li guardano mentre loro risalgono dalla marina verso l'altura con queste anfore, diciamo, di acqua, e faticano loro, non faticano gli uomini sono al bar ad aspettare, se magari c'è questo messo. Sì, infatti proprio su questo, su questa comparazione l'ho fatta su un mio recente lavoro per il Quotidiano della Calabria, quando mi sono occupata della questione della crisi che sta attraversando adesso il settore pesca, e un po' ho fatto riferimento a questi caratteri di queste donne. La differenza con le donne della nostra zona è che le nostre donne hanno avuto un carattere di riservatezza, non erano così imponenti, così determinate come le bagnarote. Le bagnarote erano veramente delle guerriere, sono rimaste nel mito. Le nostre erano molto più riservate, però erano lo stesso, all'occorrenza forti come rocce, solo che erano più silenziose, meno clamorose. Se c'era da fare, ecco, quelle di Bagnara tuttora vanno ad invadere i binari per protestare della crisi del settore. Le nostre cercano di aiutare il più possibile i loro uomini e si vergognano di andare a scendere in piazza, questa è la differenza. Poi per quanto riguarda Vittorio De Sette, è stato il mio grande maestro. Io ho avuto, grazie anche a Giuseppe Candido, l'onore di condurre una tavola rotonda con lui e Luigi Maria Lombardi Satriani. E quando l'ho intervistato è stato bellissimo, perché ha detto una cosa che io avevo trovato nella mia ricerca. Vai da questa gente per raccogliere le loro memorie, perché io questo libro l'ho ricostruito, le storie sono vere, però il mondo intorno l'ho ricostruito ascoltando tante voci del mare, no? E come faceva lui, che andava e dicevano: ma perché vieni qua, dicevano a Vittorio De Seta, che cosa pensi di trovare, noi non abbiamo niente. E dopo si sono resi conto di essere portatori di cultura, ecco. Io ho avuto detto poi da Vittorio De Seta, è una cosa grandiosa, e questo è stata una cosa bella. Grazie. No, io penso che è vero che è tardi, però qualche minuto per leggere qualcosa ce l'abbiamo, perché veramente merita, sono delle pagine che meritano. Aspettate, vediamo se trovo quella pagina di quel ragazzo che dicevo, della meraviglia del mare. Thank you.
Poi io una piccola nota biografica, mi è piaciuto particolarmente questo libro perché sono fortemente attaccata al mare, ecco, di pesca non ne capisco niente, però mi piace il mare, vivo al mare, sono tornata al mare, quindi mi ha affascinato proprio per questo, perché poi è sempre lo Ionio, quindi... Allora, prego. Il racconto di Leonardo Pecche è attualmente il decano dei pescatori cariatesi ed è l'ultimo che incarna, diciamo, il modello tradizionale della famiglia di pescatori, con tutti i figli che fanno parte della ciurma. Voi sapete che l'emigrazione ha un po' smembrato questo mondo e anche un po' il turismo balneare, tante cose che hanno un po' cambiato il rapporto diretto tra l'uomo e il mare. Ecco, questo è lui quando era un bambino e vedete come si meravigliava. Vi leggo proprio questa pagina. Lui andava al mare regolarmente, già andava a pescare e dice così: Leonardo sapeva che avrebbero lavorato perché c'era la luna in quinta decima, cioè c'era la luna piena, quindi non avrebbero lavorato con gli attrezzi per quel tipo di luna. Leonardo sapeva che avrebbero lavorato con gli attrezzi più leggeri, non con la lampara, che per lui era un vero divertimento, aveva una resistenza, non gli prendeva mai il sonno nelle notti senza luna in cui per la cattura di sarde alici usciva con la barca del marito di Mara Rosa, che di nome faceva Gaetano ed era della famiglia dei Covello. In realtà era il mare di notte a lasciarlo con la bocca aperta. Ne avvertiva la magia, specie dopo Acala e Lucinciolo. Nel silenzio surreale dell'attesa notava come, dall'immobilità assoluta, iniziasse a percepirlo lievemente frizzante, poi sempre più in un concerto di bolle prodotte dal pesce che gargia, attirato dalla lampada a petrolio. A sbalordirlo era anche il fenomeno al quale assisteva ogni volta prima dell'imbarco serale, quando la temperatura era già calda e iniziava a farsi mite. Col mare calmo ci andava apposta all'onda a vivere l'esperienza misteriosa di tirare col piede nudo calcio al mare e vederlo brillare di scintille, di luce che si spargevano intorno come lucciole. Come n'è l'acqua è così? Perché fochia? Si chiedeva ogni volta, anelando la spiegazione che non sapeva darsi e provando il piacere infinito dello stupore. Grazie. Assessore? Buonasera. Io ovviamente non ho letto il libro, mi riservo di dargli una lettura, diciamo. Ma io più che commentare, diciamo, quello che è stato detto, ho carpito dalla compiutezza della descrizione che ne avete fatto una sorta di solidarietà che avveniva nell'ambiente in cui questo libro è stato scritto, nell'ambiente in cui si ricalca la storia, con una sorta di equiparazione con quanto succede qua e succedeva qua negli anni passati per l'agricoltura. Anche qui c'era una sorta di solidarietà fra le famiglie quando si doveva mietere il grano, così come succede a Cariati quando le famiglie si devono ovviamente soddisfare le proprie esigenze con la pesca. Io, visto che entrambi i settori vivono una crisi che è ormai profonda, sia quello agricolo che quello della pesca, volevo capire se dall'esame, dagli studi che avete fatto, avete intravisto in minima parte una sorta di responsabilità di questa crisi nella perduta solidarietà fra le famiglie, che più che un problema economico è diventato soprattutto un problema sociale che poi si è riflettuto sulla economia di questi settori e sull'economia dei nostri paesi. Grazie. Sì, questo è bella questa domanda, io ringrazio veramente l'assessore per averla fatta. Intanto parto da una cosa.
Le donne che io racconto, tornando alle donne, erano delle tessitrici, ognuna aveva, ricordano un po' le donne dell'Odissea, ognuna aveva il telaio in casa, oltre a quelle pure quelle che andavano a pesca, pescavano. E loro, oltre a tessere le coperte, tessevano reti sociali, tessevano i rapporti all'interno del borgo, il dipendente, litigavano ovviamente, però c'erano questi elementi di solidarietà. E proprio era la società tradizionale che era fatta così, era fatta dove ognuno, adesso l'anziano per esempio, viene relegato in una stanza nella sua sofferenza, invece l'anziano era ritenuto fonte di saggezza. Quindi ogni elemento della società, di quella società tradizionale, aveva un ruolo, aveva un'importanza e aveva un'interazione all'interno del gruppo. Ed è chiaro che se il gruppo agisce ha una maggiore forza di quello che agisce individualmente. Io credo che, ma proprio io faccio questo lavoro e lo rivolgo ai giovani, proprio perché io credo che in tempi di crisi, in questa società tradizionale, si possono trovare anche degli elementi di gestione della crisi. E questo che lei ha rilevato, io non sono in grado, non sono un sociologo e posso fare un'analisi per dire che è veramente questo il fattore, però sicuramente è un fattore che ha inciso. Sicuramente, ecco, questo andare per conto nostro, questo individualismo che è un po' il male generale, credo che abbia anche influito in senso negativo nella nostra società. E il fatto anche di perseguire insieme un obiettivo, allora era un obiettivo di sopravvivenza, di andare avanti, però se riuscissimo un pochino a mettere, vediamo anche in politica, maggioranza e opposizione, soprattutto dalle nostre parti, si fanno una guerra spezzata, una guerra, sembrano le guerre etniche, che è una cosa terribile, invece dalla dialettica politica e anche dalla diversità di vedute si potrebbero trovare delle soluzioni anche prima e anche meglio, secondo me. Grazie. Qualcun altro? Prego. Allora sto qua. Facciamo che sto qua. Avrei preferito non parlare stasera, però sono stato sollecitato da una serie di cose. Trovarmi davanti ad una chiusura di questa manifestazione con delle donne che hanno detto delle cose importanti, e d'altro canto non mi aspettavo niente di diverso, voglio dire, no? Tra le tante cose, a distanza di tempo, questo è un argomento sul quale io lavoro molto, mi sono occupato della sessualità e delle sociali nelle società primitive e recentemente sull'imprenditoria femminile. Le scoperte sono state straordinarie, anche per alcuni libri pubblicati recentemente, Il matrimonio di donna Michelina, per esempio, è un libro importante perché questa donna Michelina, che era figlia di una famiglia benestante, non riusciva a sposarsi perché la campagna del grano non andava male e il padre non aveva i soldi per pagare il matrimonio. Cioè, in sostanza, i matrimoni in quel gruppo di famiglie si facevano andando dal notaio, si stipulava un contratto, costava 4.000 ducati, questa era la dote che doveva dare il padre della sposa. Quando la campagna di grano andava male, i soldi non c'erano, e quindi questo matrimonio di donna Michelina, che poi neanche il nipote che ha scritto il libro ricorda se questa donna Michelina prima o poi riuscì a sposarsi, questa era un po' la vicenda. Ma quello che mi era piaciuto molto di queste cose, di queste vicende, erano le cose che stavano all'atere, nel senso che, per esempio, qualche volta il notaio scriveva, stipulava l'atto di il contratto di matrimonio, qualcuno scriveva vicino purché i ragazzi si piacciono. Ma questo non era un dato importante, perché implicitamente al maschio si consentiva un privilegio, che erano i cosiddetti matrimoni piccoli, cioè poteva farsi crearsi dei rapporti extraconiugali ammessi per contratto, il matrimonio piccolo. No. Beh, non era questo quello che volevo dire, comunque, anche se stimolato dalla ricerca, perché volevo dire due cose sulla solidarietà. In tutte le volte che l'uomo è calato in una realtà difficile, i montanari, i pescatori, un lavoro rischioso, la solidarietà cresce, perché è un fatto di reciprocità. Non può non esserci, se così non fosse
voglio dire, sarebbero già finite da un pezzo. D'altro canto, l'uomo nasce cooperativo. La nostra forza come specie è data da due cose: siamo opportunisti, cioè l'opportunismo biologico ci ha consentito di adattarci a tutte le situazioni, e soprattutto siamo cooperativi. Se così non fosse, saremmo già comparsi da un pezzo. Quello che invece mi ha colpito, ed è il motivo per cui ho chiesto di intervenire, è che il messaggio che è venuto da queste donne è veramente fuori dal comune. Io sono a suo tempo ho seguito il caso Welby attraverso la stampa, ma soprattutto perché è un caso che mi toccava da vicino, nel senso che io mi seguo da una parte seguace di Anassimandro è uno dei primi filosofi della storia. La parola filosofia ai suoi tempi non esisteva perché sarà Pitagora a parlarne per primo, cioè volendo dire io sono uno che ama il sapere, gli chiesero che mestiere fai, faccio il filosofo. Naturalmente chi ebbe la risposta non sapeva cosa significasse. Anassimandro era allievo di Talete e nel suo Arché aveva scritto alcune cose. Quando l'uomo nasce si appropria di qualcosa che non gli appartiene, quando muore pareggia il conto perché restituisce. Per ogni uomo quello che conta è quello che sta in mezzo, tra questi due atti involontari. Ora, persone come voi hanno dimostrato una cosa importante, che avevano capito che il rapporto tra la vita e la morte è un rapporto dialettico. Abbiamo accettato la prima, prepariamoci in maniera, come dire, serena ad accettare anche la seconda. Nessuno di noi pensa di poter sopravvivere agli altri. Allora, cominciamo a pensare che per ognuno di noi la morte è dietro l'angolo. Allora cerchiamo di fare bene tutto quello che possiamo fare prima. La dottoressa Elena Nave ha avuto la possibilità di seguire un altro caso terribile che ha toccato la coscienza della. Allora, io avendo ascoltato il lavoro che avete fatto, lei un lavoro straordinario, perché accompagnare fino all'ultimo passaggio il proprio compagno credo sia una delle esperienze più terribili che si possono vivere, ma vedo che lei l'ha fatto con grande serenità e il suo compagno è riuscito a trasmettere, no? Quell'aspetto razionale sentimentale che è necessario in questi casi. Allora io, sentendovi parlare, credo che con donne come voi probabilmente possiamo pensare che le prossime generazioni avranno un futuro. Grazie. Grazie. Io chiuderei qua con questa frase e con questo augurio. E ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio anche l'amministrazione di Botrice. Cosa? Sì, ok. Ringrazio anche l'amministrazione che ci ha dato la possibilità di queste serate, a cui ho partecipato con grande piacere. Tu vuoi dire qualcosa? Passo la parola a Giuseppe. Antonia, io niente, solo per dirvi grazie ancora una volta per essere stati qui, per ricordarvi che ancora potete comprare i libri di Assunta Scorpiniti, degli altri autori, e vi segnalo, permettetemi, no? Anche i due altri libri che sono fuori programma, io questo l'ho portato perché vorrei la tua dedica. Pier Giorgio Welby aveva scritto un libro, Ocean Terminal, e mi pare che questo libro edito da Castelvecchi sia tutti ricavati vengono devoluti al. Vabbè, insomma, sono due libri, uno che è scritto da Pier Giorgio Welby, l'altro anche Pier Giorgio Welby, Lasciatemi morire, e questo secondo libro, e tutti gli utili di questo libro vengono devoluti alla campagna per la legge sull'eutanasia legale. Grazie ancora e passo la parola all'assessore alla cultura che vuole. Promesso, 5 secondi ancora vi rubo della vostra pazienza per. Se mi fai ringraziare soprattutto te, allora solo brevemente, io ringrazio intanto il mio sindaco, il nostro sindaco che ci ha permesso di ripetere questa manifestazione, ringrazio, avevo una serie di nomi da ringraziare,
per paura di dimenticarne qualcuno, lo voglio fare in maniera, diciamo, non in ordine di priorità di importanza, ma certamente per non dimenticare intanto il professore Giuseppe Candido, che ringrazio anche Patrizia perché lo abbiamo sottratto diverse ore a questa manifestazione, sia nella preparazione e sia, diciamo, durante le sere. Vedo che il professore però non è interessato ai ringraziamenti, ma lo faccio lo stesso di cuore. Ringrazio l'associazione La Croce Rossa, che è stata presente in tutte queste sere. So che qualcuno si è lamentato perché le sere erano troppe. La promessa, non sono abituato a fare promesse, ma sicuramente se il prossimo anno ci saremo noi, non saranno più 9 ma probabilmente 15 di giornate della cultura, perché voglio dire questo, è vero che questa piazza noi non l'abbiamo occupata, quest'anno l'amministrazione ha sottratto una porzione piccolissima, quasi minoritaria, di fondi per poter realizzare questa manifestazione. Non era previsto altre feste o altre cose, c'era questo spazio vuoto che noi lo scorso anno prima, quest'anno abbiamo occupato, quindi non abbiamo rubato niente, abbiamo semplicemente creato una occasione, diciamo, di conversazione. Se i toni, la professoressa prima parlava di politici che si scannano, no, non ha usato questo termine perché è stata nobile, e così colgo l'occasione anche di rispondere a un giovane che ieri, diciamo, impregnato di gandismo, ci ha criticato sulla violenza verbale che abbiamo usato qualche amministratore. Il problema è che è la verità scandalosa. Noi ieri, per esempio, invitando gli ex sindaci su una questione che interessa il nostro comune, siamo stati forse un po' concitati, ma non siamo stati scandalosi, come scandaloso è non dire la verità sia ai cittadini residenti ma anche ai turisti, perché ognuno deve mostrare quello che ha e quello che è, non nascondere nulla. Per cui abbiamo voluto in questo dibattito pubblico raccontare i fatti nostri. Gli amici di Gaia, questi volontari che sono venuti su questo percorso e che si sono trovati, gli amici degli scacchi, il signor Leone in particolare, il sindaco l'ho già ringraziato. Volevo ringraziare soprattutto per questo tema così delicato i relatori di quest'ultima sera, perché Mina l'abbiamo conosciuta già in un consiglio comunale aperto e non è una promessa ma è già all'ordine del giorno, questa è sì una notizia. Noi abbiamo preparato un percorso con la tua lezione sulla questione del registro, un consiglio aperto in cui tu ci hai spiegato insieme anche a rappresentanti della Chiesa e anche a rappresentanti giuridici, perché così vuole la procedura partecipata, in cui si istruisce un percorso dove anche nella Casa del Popolo si possa discutere di questa cosa. Allora noi siamo al prossimo Consiglio Comunale, un punto dell'ordine del giorno sarà proprio l'istituzione del registro per la morte, diciamo, che mi sembra un elemento di discussione. Finisco con un'ultima cosa. Quello che abbiamo voluto, ringrazio anche i giornalisti che spesso sono stati oggetto di discussione anche in queste sere, ovviamente non c'è nulla di personale quando si esprimono le idee, ma ci si confronta. E poi permettetemi un passaggio particolare, io sono particolarmente emozionato questa sera perché ho l'onore di avere qui Elena, che oltre a essere una ricercatrice, una scrittrice famosa, è anche una mia
cugina che ho ritrovato su questo percorso, e un pensiero particolare va alla sua mamma, che in questo momento, mentre tu parlavi, io così ricordavo in alcune sue parole. È un passaggio, diciamo, autobiografico, ma questa manifestazione è anche sentimento, così come i sentimenti a volte sono forti e possono essere espressi in maniera forte. Non significa che se uno esprime le cose in maniera forte si è violenti. Noi abbiamo, con questo ciclo di incontri, abbiamo voluto creare un momento di diversità, perché la cultura pensiamo che possa rendere veramente liberi, diciamo, i popoli, e facciamo il nostro meglio. Un ringraziamento particolare, poi vi auguro veramente la buonanotte, anche al professor Santopolo, che ci ha allietato anche con le sue lezioni magistrali, devo dire, sia nel lato della scienza che dell'economia, per cui abbiamo in questo cammino riscoperto anche il suo, diciamo, le sue lezioni e le sue informazioni. Auguro a tutti voi una buona serata e un arrivederci magari al prossimo anno. Grazie. Scusate, no, dimenticavo, anche perché preso dalla loro bellezza. Abbiamo voluto, insieme al professore Candido, scusa Bruno, se vieni ti faccio un ringraziamento, perché tu sei stato una parte importante insieme ad Antonia. Sono due giovani nostri cronisti che noi abbiamo voluto, lo scorso anno ne abbiamo fatti con altri, quest'anno abbiamo voluto valorizzare il loro lavoro, che è molto delicato e a volte crea dei contrasti, dei problemi, ma sono lavoratori anche loro che fanno il loro mestiere. E poi un saluto anche alla signora Luciano, che si lamenta sempre, ma è sempre presente. Arrivederci.